Va ora in onda, pianeta oggi e venti nel mondo. Conduce in studio Massimo Bonella. In onda tutti i giovedì dalle 20.30 su Radio Piper. Signore e signori, amici di Radio Piper Fontana Fredda, buonasera, ben sintonizzati sulle nostre frequenze, benvenuti alla trasmissione di approfondimento giornalistico Pianeta Oggi 20 nel mondo, alla conduzione qui nello studio 1 Massimo Bonella, direttore anche di Pianeta Oggi eh, Tv, Testata Giornalistica, All News di eh, Venezia. Trasmissione che va in onda anche in collaborazione eh, con il circuito Radio Science Network. Ovvero sia RadioScience.it che include una serie di emittenti online a taglio locale, che possiamo anche alcune ricordare: da Radio Reno Web, Radio Sismondi Libri di Salgareda, a seguire Radio Favaro Veneto.it, eh, Radio Valdichiana.it, Radio eh, Isso di Modena e naturalmente ce ne saranno prossimamente delle altre. Che ringrazio i, i titolari di Radio Science, che. Gratuitamente ci mettono in onda. Eh, noi partiamo qui da eh, Fontana Fredda da Radio eh, Piper. Che ricordo, modula su FM 93.800, 88.800 in FM stereo col sistema RDS. Eh, questo segnale è ricevibile in tutto l'alto Adriatico eh, con un'ottima un ricezione, vale a dire da Venezia, Veneto, Orientale fino in. Croazia, c'è cioè chi ci ascolta addirittura a Ljubljana, questo naturalmente ci fa molto eh, piacere. Eh, adesso, eh, prima, anzi prima di passare la parola al nostro eh, collaboratore, potremmo dire fisso Aldiano Appi, ricordo eh, che queste trasmissioni parlano di tutela della vita del pianeta. Noi cerchiamo di eh, dare spazio a tutte quelle persone che eh, come dire, che lavorano, che quando hanno anche solamente due o tre ore di tempo libero eh, nell'arco della vita giornaliera lo dedicano per questa causa. E quindi noi diamo spazio volentieri ad associazioni culturali, come ad esempio il Sicomoro di Pordenone, eh, diamo spazio a, a, a giornalisti, ad altri emittenti che eh, praticamente promuovono trasmissioni come eh, questa, eccetera, eccetera. Quindi a questo punto, io cedo la linea allo studio 2 a Dalviano Appi, che è pronto in postazione, che ci presenterà il suo ospite, da lì poi lui condurrà un'intervista. Eh, che ricordo eh, rimanete sintonizzati perché abbiamo un ospite molto importante, parleremo di legalità, antimafia eccetera, quindi molto interessante e dopodiché restituirà la linea al sottoscritto per la chiusura. Dunque Alviano Appi, intanto ti saluto, a te la linea e buona conduzione. Buonasera Massimo, e grazie dello spazio che eh, sempre ci offri. Eh, buonasera a tutti i radioascoltatori e come hai anticipato eh, tu questa sera facciamo un ragionamento un po' sulla legalità. Eh, come premessa vorrei dire che mh, la legalità è infinitamente importante eh, per l'essere umano e per qualsiasi sistema e nei sistemi naturali la eh, legalità è indotta dall'intelligenza della natura. Nei sistemi umani, eh, diciamo, eh, le persone devono utilizzare il libero arbitrio, ma anche eh, la loro intelligenza, la loro sensibilità e quanto più eh, noi riusciamo a creare, secondo la nostra opinione, eh, un ambiente... Eh, armonioso, tanto più la vita degli individui che vi partecipano eh, sarà eh, una vita soddisfacente, eh, felice, attiva, con eh, dei risultati positivi, con delle soddisfazioni eh, personali eh, e diciamo anche di insieme. Per cui eh, lo spazio eh, alla eh, la legalità, eh, diciamo, è una delle anime che fanno in modo che un motore e giri, quello sociale in questo caso, giri eh, perfettamente. Allora abbiamo eh, con noi Aaron Pettinari, che è redattore eh, della rivista Antimafia 2000, eh, che vede come eh, direttore eh, Giorgio Bongiovanni, che è stato spesso anche qui eh, da noi in radio. Allora, Aaron, io, la prima domanda che eh, vorrei farti è. Eh, in questo momento eh, sulla, sul fronte della giustizia si stanno muovendo delle acque, eh, diciamo, piuttosto eh, che ci aprono molti interrogativi. Il primo che ti faccio è questo: si è dato spazio eh, in televisione al figlio di eh, Totò Reina eh, nella famosa eh, diciamo, conduzione di Porta a Porta. Mentre, mentre si sta togliendo spazio alla voce dei magistrati, perché il procuratore capo di Palermo lo vuoi, sembra mettere una circolare in cui fa delle forti restrizioni alle loro dichiarazioni. Che cosa ci puoi dire a questo riguardo? Innanzitutto, un buon pomeriggio a te, Alviano, a tutti quanti i radioascoltatori. Grazie eh, per eh, averci dato questa opportunità. Per noi un piacere essere con voi in eh, questa trasmissione eh, per parlare di, di, queste, di queste tematiche. Eh, arrivo subito al, al centro della, della tua domanda. Eh, innanzitutto, bisogna. Uh, distinguere eh, diciamo, eh, i due episodi, da una parte la gravità di aver visto eh, nella TV nazionale, la rete pubblica, eh, un notevole spazio dato al figlio del capodecapito Torrina, che non tanto è la gravità del fatto che sia stato intervistato, quanto il come è stato intervistato eh, che noi abbiamo criticato e che e critichiamo. Eh, così come criticano anche eh, tanti familiari di vittime, di vittime di mafia, proprio perché in quella serata eh, su Rai 1 a porta a porta, il eh, collega eh, Bruno Vespa di fatto non ha fatto le domande o comunque non ha ricordato eh, cose che avrebbe dovuto ricordare, come per esempio, eh, al figlio di Rina non aveva ricordato in alcun modo. Che innanzitutto le, non ha fatto vedere le immagini eh, della strage, non ha ricordato le intercettazioni recenti del padre dove si eh, loda per quelle stragi compiute, per i corpi fatti saltare in aria eh, e, e fatti volare proprio letteralmente per metri e metri ne ha ricordato allo stesso figlio di Rina che lui è un condannato eh, per mafia e che lui stesso aveva rilasciato sempre in delle intercettazioni questo era emerso delle dichiarazioni dove anche lui in, insieme a un suo amico mentre attraversava l'autostrada di Capaci eh, si lodava per quelle stragi avvenute per quanto fatto dal padre. Quindi queste cose non gli sono state ricordate, invece probabilmente certe domande eh, dovevano essere poste anziché eh, dare il eh, via libera allo sproloquio eh, di un figlio di un mafioso eh, che non si è affatto pentito di nulla e ci ha raccontato la favoletta di eh, un'allegra famiglia felice eh, che si trova in vacanza e anzi, poverini loro, diceva che eh, si trovavano a dover magari spostarsi proprio in virtù delle stragi che venivano compiute nel 92 e nel 93, esatto. per loro, nel 92. Per quanto riguarda questa uh, circolare, eh, eh, di voi, e eh, 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 quindi vengo al tuo paradosso, ehm, diciamo che è una circolare stringente che si basa su una precedente del CSM di diversi anni fa che eh, di fatto vietava e eh, vieta il, eh, il, la, 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 chiaramente la comunicazione eh, per quanto riguarda eh, le eh, indagini in corso eh, il racconto delle indagini in corso, chiaramente è un reato eh, diffondere e parlare di indagini in corso, ma eh, la gravità della circolare di Lovoi sta nel fatto che qui la cosa si fa molto più stringente e si parla nella circolare di eh, concordare anche le eventuali risposte dei magistrati eh, che qualora... Eh, volessero essere, aderire comunque alla richiesta di interviste in nei loro confronti, eh, eh, anche quando queste si tratta di carattere eh, generale, quando sono interviste che non parlano di indagini in corso, ma parlano, che ne so, dello stato della mafia, lo stato dell'arte nella lotta alla mafia, eh, anche in questo caso, se si dovesse seguire la circolare eh, emessa dal procuratore capo di Palermo, eh, di fatto... Oh, molti i, i, i procuratori aggiunti, i sostituti e quant'altro dovrebbero non solo chiedere il permesso allo stesso procuratore capo, ma anche eh, eventualmente concordare le risposte da dare. E questo è un, eh, a mio avviso, al nostro avviso, un gravissimo. Eh, diciamo, viene, viene leso l'articolo 21 della Costituzione in maniera aperta, in quanto è ovvio che eh, appunto non si deve parlare di indagini in corso, ma in maniera generale. Credo che sia molto importante per la cultura di un paese. Immaginiamo se questa legge fosse stata applicata eh, anni fa: non avremmo mai saputo nulla, non avremmo mai, mai sentito parlare eh, magistrati come Borsellino, come Falcone, ma avremmo solamente sentito i loro capi, che erano poi quelli eh, che hanno. Sommerso di processetti Falcone, che sono poi quelli con cui un'intera Procura. Eh, un'intera Procura sono stati i sostituti che eh, quando è morto Borsellino sono andati con, totalmente in contrapposizione con Giammanco, che era Procuratore Capo di allora, che a sua volta era in forte contrapposizione con Paolo Borsellino nel. 1992, ricordiamo che Borsellino ottiene l'ok ok per andare a parlare con Mutolo eh, solamente dopo una lunga discussione interna all'ufficio. Eh, cioè, eh, ecco, eh, diciamo le persone che eh, praticamente hanno ostacolato eh, la loro attività. Io adesso mi immagino eh, eh, cosa potrebbe succedere il 19 di luglio. Io so che la vostra rivista è tra le, le forze che organizzano questa memoria. Eh, che viene fatta sempre il 19 di luglio per la strage, eh, appunto, di eh, Borsellino, di Paolo Borsellino e della Scorta. Eh, Mi immagino che su quel palco da do dove hanno parlato bellissime voci di legalità, eh, quest'anno forse eh, queste voci non si potranno sentire. Ma, eh, diciamo oh, che. Ehm... Nero su bianco non è, non è scritto il divieto ai dibattiti pubblici, però chiaramente eh, nel momento in cui si trasmette una circolare in cui si dice che eh, ogni intervento va concordato, dove si vietano interviste eh, che non siano appunto con l'assenso del procuratore capo e tra virgolette si dice anche che qualora... Eh, queste direttive non vengono, eh, non vengono, vengono disattese. Appunto, se queste, qualora queste direttive vengono disattese, addirittura si minaccia o comunque si fa capire che eh, si dovrà intervenire con un provvedimento disciplinare. Allora ecco che a questo punto nei giorni anche in un dibattito pubblico dove ci sono presenti dei giornalisti. Eh, chiaramente Qualsiasi magistrato eh, si può oh, ritenere comunque dispensato dal dover intervenire, o comunque eh, può ritenere di non, di non dover intervenire proprio per non disattendere eh, questa direttiva e non certo. incappare in, in un richiamo disciplinare ufficiale che poi eh, si ripercuoterebbe eh, anche sulla carriera stessa del magistrato. Eh, o, ma poi ancora, eh, credo anche. Eh, che eh, sicuramente adesso non sappiamo, eh, non sappiamo se già sono stati, eh, se ci saranno insomma, dei dibattiti con eh, magistrati, e soprattutto anche se eh, ci saranno diciamo, eh, delle ritorsioni su interviste compiute in passato. Io penso, eh, non vo voglio sperare di no. Eh, il prossimo 7 luglio su Al Jazeera TV andrà in onda eh, un'intervista al magistrato. Un'intervista speciale sul, sulla vita della sulla storia del magistrato palermitano Antonino Di Matteo. Eh, e, e siccome all'interno del, della circolare si parla anche del di, divieto di rilasciare interviste a eh, giornalisti italiani e o stranieri, eh, mi. Diciamo che è una singolare coincidenza che eh, questa circolare viene diffusa aurora prima che eh, venga pubblicato il documentario Avery Sicilian Justice eh, di Matteo e il processo trattativa eh, che andrà in onda su Al Jazeera TV, eh, in diretta televisiva, anche sulle reti italiane. Insomma, in diversi passari questo ci sarà. Potrebbe essere un, eh, sicuramente un eh, uno spunto di riflessione questo qui e non lo possiamo sapere, credo che una circolare comunque non possa essere retroattiva, l'intervista chiaramente, il videocommentario è di adesso ma l'intervista è di molti mesi fa. Speriamo che questo suggerimento che tu hai dato di questa trasmissione di Al Jazeera possa incuriosire molti dei nostri radioascoltatori. L'altro evento di, di questi giorni è stata la visita del sottosegretario alla giustizia Gennaro Migliore al carcere dell'Aquila, dove sono detenuti 173 eh, diciamo mafiosi al 41 bis, o camorristi anche perché, per esempio, il carcere dell'Aquila, se mi ricordo bene, ospitava anche Raffaele eh, Cutolo. Eh, bene, eh, e questa visita di eh, sottosegretario alla giustizia ha portato a delle affermazioni dello stesso a cercare di eh, diciamo, rendere più umano il 41 bis. Qual è la vostra posizione su questo tema? E se tu vuoi molto velocemente chiarire ai radioscoltatori che cos'è il 41 bis? Qual è la differenza tra il 41 bis e un carcere eh, una detenzione diversa? Beh, eh, chiaramente eh, per quanto riguarda ehm, il regime carcerario 41 bis, carcere duro, eh, è appunto quel regime di detenzione che è stato approvato eh, con il decreto Falcone nel, in, immediatamente dopo le stragi, nel 1992, eh, quando ancora ministro della giustizia era eh, Martelli. Martelli. Eh, di fatto era appena morto, appena morto Falcone e entra in discussione questo decreto legge fortemente voluto dallo stesso Giovanni Falcone, tanto che appunto il decreto legge porta il nome dell'ex eh, magistrato patermitano. Eh, cosa accade? Che dopo una grande discussione lo stesso viene approvato definitivamente solamente dopo la morte di Borsellino nel eh, luglio del 92. Questo regime detentivo particolare è volto a eh, diciamo, eh, recidere completamente i legami dei detenuti mafiosi con eh, il mondo esterno, con le famiglie, con i familiari, con il mondo mafioso, tutto un altro universo mafioso. E, e prevede delle fortissime restrizioni con, eh, sia per quanto riguarda proprio appunto il numero di contatti con la famiglia, un tempo c'era stato proprio anche il trasferimento in carceri speciali eh, come quelli che erano di Pianosa e la Sinara che poi sono state chiuse nel corso del tempo, eh, comunque ci sono ancora oggi dei, delle carceri che sono appunto eh, specifiche per quanto riguarda eh, il, questo, questo regime carcerario. Quindi, L'Aquila è quello che hai nominato e che è stato visitato dal sottosegretario della Giustizia Migliore. Ma abbiamo anche Parma, Tolmezzo, a Roma stessa c'è Rebibbia, Viterbo, Milano Opera, Ascoli Piceno, Cuneo, Novara, Spoleto, Sassari: Termi, Sassari sì, insomma, una serie di, di carceri che, in cui sono detenuti appunto i boss mafiosi. Eh, mi viene da dire, dobbiamo ricordarci che eh, questa è una forma di carcere che è stata molto osteggiata da Cosa Nostra, eh, dai criminali mafiosi, osteggiata anche da una parte della politica. Eh, una, I mafiosi, tanto che era inserito il 41bis, eh, il togliere il 41bis è una delle richieste dei boss eh, di Cosa Nostra. Eh, fa parte di quelle richieste nel corso del tempo reiterate nel corso del tempo. Ricordo eh, una, qualche anno fa, diversi anni fa, durante una partita di calcio, addirittura uno striscione rivolto all'allora presidente del consiglio Berlusconi. Berlusconi, una cosa del genere, doveva essere tipo Berlusconi dimentica i detenuti al, eh, contro, contro il 41 bis eh, Berlusconi dimentica i detenuti una cosa del genere adesso non ricordo esattamente le parole mi scuso con i radioascoltatori sto andando uno striscione a, a pal Palermo nello stadio di Palermo hai ragione hai ragione mi ricordo sì, eh, sì, sì infatti e se non erro fu un Palermo Ascoli tra l'altro cosa particolare perché all'epoca eh. eh, ad Ascoli era detenuto proprio Salvatore Rina eh, per quanto riguarda la visita, le frasi che sono state dette da eh, Migliore secondo noi sono gravi per eh, vari aspetti. Innanzitutto, si ripropone di modificare, alleggerire in qualche modo il 41 bis, quindi andando a soddisfare quella richiesta che è venuta sempre nel corso del tempo. Un 41 bis che già oggi è un semicolabrodo, ci sono capimafia che parlano all'esterno. Eh, e che hanno parlato all'esterno. Ci sono dei casi eh, che sono emersi di, di soggetti sottoposti a 41 bis che in qualche maniera hanno fatto arrivare eh, comunque messaggi all'esterno. Eh, in una qualche maniera eh, mi, mi viene anche eh, da dire l'assurdità, anche se Migliore ha, ha, ha detto che è stato frainteso dai colleghi giornalisti locali abruzzesi. Eh, riguardo alla proposta di utilizzare Skype per parlare con la famiglia, in quel modo non so come si potrebbe regolamentare un colloquio con, una, con i familiari e quindi permettere eh, l'utilizzo appunto di questo mezzo di comunicazione anche ai, ai boss detenuti, mi sembra veramente troppo, innanzitutto perché ci si scorda che proprio appunto sul 41 Bissa sono, sono morte persone, eh, le stragi del 93 sono figlie di queste richieste eh, dei... Eh, dei mafiosi eh, che erano detenuti al 41 bis. Nel, tra il 92 e il 93 ci sono state delle lettere da parte dei sedicenti familiari di carcerati che proprio chiedevano la sostituzione dei vertici del DAP, chiedevano la rimozione del 41 bis, criticavano eh, quanto avveniva eh, a Pianosa e alla Sinara. Eh, e, e Di fatto, con una lettera mandata da più parti al Papa, al presidente Scalfaro. E fatto sta che da lì a poco tempo, all'interno dei vertici del DAP, che è il Dipartimento di Amministrazione Penitenziaria, furono cambiati, venne sostituito Amato con Capriotti, eh, Fazzioli con, con, eh, con Di Maggio, e da lì a poco tempo dopo, guarda caso, proprio eh, il ministro della Giustizia Conso lui dice in propria autonomia, ma se si guardano proprio tutti quanti questi dialoghi di cui stiamo parlando, tutte quante queste richieste che erano state fatte e vari suggerimenti, nel novembre del 1993 vengono scarcerati oltre 300 mafiosi, proprio in, in, eh, come se fosse veramente eh, una piena trattativa. E tutto questo accadeva nel frattempo che c'erano state le stragi, quella di Firenze, prima ancora via Fauro, poi Milano, Roma. E, e con la dia stessa che aveva trasmesso in una nota proprio eh, dava la motivazione di quelle stragi ravvisando proprio il malumore all'interno delle carceri per il regime carcerario di 41 bis mm. il governo rispose così allora e, e guarda caso oggi io ho noto una somiglianza una sottile somiglianza eh, perché Migliore è, è andato a parlare al carcere dell'Aquila proprio una settimana dopo una manifestazione pubblica di 80 persone con sempre familiari detenuti a 41 bis che eh, chiedono la rimozione di questo regime carcerario e, e questo questo corteo si è tenuto proprio all'Aquila eh, eh, queste singolari coincidenze che accadono è come una storia che si ripete purtroppo guarda adesso abbiamo proprio no, due minuti e in due minuti eh, ti voglio chiedere eh, l'informazione e la politica su questi temi, eh, che, beh, la politica stiamo capendo che ormai mh, ha sposato un po' questa uh, tesi del, del cercare nel tempo di ammorbidire sempre di più questo regime che invece era uh, veramente molto sostenuto eh, da Falcone e Borsellino e aveva dato ottimi risultati. Ma l'informazione su questi temi, tu che impressione hai dell'informazione in generale, dei grandi giornali, il Corriere, la Repubblica, la Stampa, il Messaggero? Che impressione eh, hai? Devo dire che escluso il fatto quotidiano e noi, in pochissimi hanno dato risalto a questa, a questa notizia per quanto riguarda il regime di carcere duro e la volontà di eh, intervenire in questa materia. Gli altri spesso danno voce a tutti coloro che vogliono eh, diciamo intervenire in questo senso e, e al tempo stesso, come sto vedendo, che altri giornali danno gran, ampio spazio, a, anche in televisione, eh, a, a processi di nuova beatificazione per quanto riguarda condannati, conclamati come Marcello dell'Utri o Bruno Contrada. Eh, questo è lo stato dell'arte in questo momento dell'informazione che anziché andare a ricordare proprio eh, le vittime, andare a ricordare questi pezzi di storia, andare a ricordare il sacrificio che c'è stato di tanti martiri eh, sul, proprio per eh, far sì che ci sia questo regime carcerario o quant'altro, anche lo stesso concorso esterno, che era una formula che veniva già usata ben prima. Eh, anche ipotizzata dallo stesso Giovanni Falcone che ne dicano, che ne dicano tanti, tanti ben pensanti eh, che vorrebbero appunto beatificare nuovamente e liberare Marcello dell'utri e Bruno Contrada, con, ricordiamolo: con, con, condannati in via definitiva per concorsi esterni in un'associazione mafiosa e tuttora, tuttora in carcere dell'UTRI. Bruno Contrada no, si trova libero comunque in questo momento, ma comunque resta un condannato. Eh, la situazione è questa che purtroppo l'informazione è, è la grande informazione è piegata alle logiche di potere ma del resto questo lo vediamo con questi episodi ma lo vediamo anche eh, con la riforma costituzionale nessuno che parla dei motivi per cui non si deve eh, effettuare la riforma eh, dell'italicum o quant'altro il, il comitato del no è assente nelle televisioni ha ricevuto in, eh, negli ultimi mesi un minuto e diciannove eh, secondi il presidente law, che, che è il professor Pace. A fronte delle oltre eh, due ore date a Matteo Renzi, tanto per visto che hai toccato questo tema. Senti, io spero che ti ringrazio molto della chiarezza con la quale hai esposto questi temi eh, penso, eh, e spero che molti radioascoltatori eh, vogliano approfondire e sensibilizzarsi a. A questi temi e a queste notizie che rimangono tra le pieghe dell'informazione. Intanto, molte grazie a te, Aaron, per lo spazio che ci hai dedicato. Grazie, grazie a voi per, per l'invito, grazie a te, Alviano. Un saluto carissimo a tutti quanti i radioascoltatori. Ciao ecco, prima di passare eh, la parola a Massimo Bonella, eh, desidero mh, soltanto rivolgere un, un pensiero a tutti. Che è questo è semplice. Io mh, penso che, che l'uomo sia un'entità mirabile. Mirabile, può anche essere altro, può anche essere altro. Eh, non so, l'invito col quale vi lascio è quello: fate dei gesti di legalità ogni giorno, sono dei gesti di amore. Sappiatelo, sono sempre dei gesti di amore, dei gesti di legalità, sono dei gesti di rispetto dell'altro, molto spesso sono dei gesti di rispetto di se stessi, e comunque generano amore, e con amore generano felicità e armonia. Eh, vi auguro di poterne fare molti. E con questo passo la linea all'amico Massimo Bonella. Grazie grazie ad Alviano Appi riprendiamo la linea qui dallo studio 1 di Radio Piper Fontana Fredda ricordo che modula sui 93.8 88 MHz in sterofonia per tutto l'alto adriatico c'è anche la diretta streaming radiopiper.it trasmissione che va in onda anche in collaborazione con il circuito eh, di radio online il circuito eh, Radio Science Network eh, ricordo che Radio Science è anche televisione internet radio science tv che risponde al sito internet radioscience.it eh, a seguire naturalmente poi la messa in onda su tutto il circuito eh, dunque io ringrazio eh, per le regie rispettivamente Paolo Gavasso a Fontana Fredda e Rosario Moreno con Ugo a Treviso. Da Massimo Bonella un cordiale saluto, appuntamento con Pianeta Oggi, eventi nel mondo, alla prossima settimana, sempre giovedì sera, 20.30 in prima serata, a Reti Unificate. Buonasera e linea ora alla nostra programmazione. Avete ascoltato Pianeta Oggi Eventi nel Mondo a cura di Massimo Bonella. In onda tutti i giovedì dalle 20.30 su Radio Piper.